Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta è un video richiesta. Allora, nell'ultimo video haul da Casa Più, che vi linko qui, mi avete fatto la richiesta di farvi vedere come applicare gli ombrettini istantanei che ho acquistato. Ho accettato la vostra proposta anche perché, diciamo, anch'io era la prima volta che li provavo e vi assicuro che questa è stata la prima volta che li ho provati, quindi li ho provati in diretta con voi per farvi vedere quanto possa essere semplice utilizzare questi prodotti. Infatti, se vi ricordate, io ne avevo acquistati 4. Tre sono ancora qui intatti e il quarto è questo, quello che ho utilizzato io, che è sui toni del rosa, del bianco shimmer e nero. Allora, questi ombretti che ho comprato io sono della Liabel e sono un made in Italy. Ci tengo a sottolineare questa cosa. Qui dicono che diciamo il trucco viene fatto in 10 secondi. Io vi dimostrerò come appunto effettuare un make-up con gli ombrettini istantanei. Non ho niente di negativissimo, per quanto riguarda questo prodotto. L'unica cosa che vorrei dire alla Liabel in questo caso, perché io sono i primi che provo, non ho provato altre marche, alla Liabel in questo caso vorrei dire che nel caso di farli leggermente più grandi, perché effettivamente io ho un occhio piccolo e quindi si sono adattati molto molto bene, ma nel caso di occhi più grandi forse ci sono un po' di problemi, anche se devo dire la verità, comunque un po' di prodotto vi avanza, quindi potete andare a correggere lì dove non è arrivato lo stencil. Però nel senso, se lo fa qualche millimetrino più lungo, vedete, se allunga qualche millimetrino in più la forma della piega dell'occhio, diciamo che è al 100% ottimo come prodotto. E niente, io vi ricordo che questi ombrettini li ho pagati 99 centesimi, quindi veramente poco. Sono utilizzabili un'unica sola volta, come potete vedere, anche perché poi il prodotto che rimane è veramente misero e non riusciresti a fare nient'altro. Questo è il mio risultato. Niente, spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Allora, applico il mio Shadow Insurance della Too Faced sull'occhio e ne prendo veramente poco poco poco, anzi forse anche tanto, e lo stendo su tutto l'occhio in questo modo qui. Poi vado a prendere il mio ombrettino istantaneo. Io ho scelto questo sui toni del rosa e lo presso per 4 secondi sul mio occhio. Modo, non fate caso al fatto che la linea sia molto spessa perché tanto poi va sfumata. Poi riporto il mio ombrettino qui cercando di prendere solo il bianco. In questo modo qui vedete che ho distribuito tutto il bianco sulla palpebra fissa. Poi è rimasto un po' di nero, quindi cerco di applicarlo qui alla fine dell'occhio. Ok, in questo modo. E con il retro dell'applicatore vado a sfumare un po' i colori. E
questo è il risultato dell'applicazione dell'ombretto istantaneo. L'unica cosa che vado a fare io personalmente parlando è allungare qui il nero e quindi con un pennellino penna vado a tirare il mio ombretto nero verso la fine dell'occhio in questo modo qui. Ovviamente potete sfumarli con il retro dell'applicatore oppure con un pennellino, questa è una scelta vostra puramente personale. E questo qui è il risultato. Allora, che dire di questo prodotto? Allora, a me l'idea piace tantissimo e come potete vedere il risultato è molto molto naturale pur avendo una linea di nero. Io pensavo che doveva risultare così difficile applicare un ombretto istantaneo e invece come avete visto bastano veramente pochi secondi e il gioco è fatto. Ovviamente se vi aiutate a sfumare l'ombretto con un pennellino, secondo me il risultato è migliore, nel senso che l'ombretto istantaneo è un'ottima soluzione, ma la sfumatura mi piace di più fatta con il pennello, quindi anche prendendo un semplice pennello pulito e andar lì a sfumare i tre colori che ci sono nell'ombretto istantaneo. E niente ragazze, spero di aver esaurito tutti i dubbi sull'ombretto istantaneo. Nel caso non fosse così, vi ricordo di lasciare un commentino lì sotto del video in modo tale da aiutarvi su qualsiasi problema che trovate appunto con l'applicazione di questo prodotto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, potete spolliciare e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, per aver guardato il video. Io vi saluto e vi mando un mega bacio. Ciao ragazze!